Stavo guardando tutte quante le richieste che ci sono arrivate e ho deciso di annullarle tutte e farle con calma, cioè non attivare Shibuya e Sendai assieme, ma fare, se ritorno a Shibuya, rifaccio quella di Shibuya, se vado a Sendai facciamo quella di Sendai. Ora che siamo a Sapporo, sconfiggi Jack Frost mirando alle debolezze. Una cazzata, facciamolo. Sconfiggi Lilim mirando alle debolezze. Altra cazzata, facciamolo. Sconfiggi Setanta mirando alle debolezze. Altra cazzata. Sconfiggi Mothman mirando alle debolezze. Cazzata. Sconfiggi Principati. Va bene, tutto quanto con le debolezze, abbiamo capito. Sconfiggi Kawam. Ok. Ce n'era però una dove sei spazzino livello 2. Eccolo qua. Aumenta il livello massimo delle abilità. Consegna strano circuito. Tutti tuoi. E quanto mi ridai se ti do i soldi? Se mi dai i soldi? Vediamo. 28.000 yen. È tantissimo, donna. Dammeli. Dammi i soldi, va. Porca troia. Mi sa che devo fare il potenziamento dei circuiti. Perché se sta donna mi dà così tanti soldi, tanto vale farlo. Parti di ricambio e quantità ottenuta. Certo, ho sprecato, lo so benissimo, i punti che stavo mettendo da parte, ma ehi, se quella donna mi dà così tanto, meglio farlo. Anzi, prima ancora, mettiamo tutti gli equipaggiamenti nuovi che abbiamo trovato. Ad esempio, la spada qui per Yusuke e basta. Era l'unico che aveva trovato una nuova arma. Vediamo i vestiti. Vestiti nuovi non ne abbiamo, tranne uno per Futaba che 140 di difesa, tanta roba. Allora, in realtà per ora ai miei compagni non ho niente da cambiare se non l'agilità a Yusuke. Yusuke è veramente troppo agile e mettergli ancora più agilità vuol dire veramente renderlo intoccabile, secondo me. Ryuji ci aveva chiesto di andarlo a trovare. Dove ti trovi, Ryuji? Si trova in questa zona. Vediamo anche cosa vendono i venditori. Il carretto delle pannocchie. Che fanno HP. Vorrei cercare qualcosa che mi ridà gli SP più che altro. Ecco, anche il gelato fa HP. Tu almeno? Delle spremute? Vabbè, grazie. Ehi, Ryuji, mi avevi chiamato? Volete mangiare ancora? Oh, ehi, Phoenix, scusa se ti chiamo così all'improvviso. Senti, mi chiedevo se avessi sentito già parlare. Quando qualcuno dice Sapporo, si finisce sempre per pensare automaticamente al ramen di Sapporo. Io stesso mi dico, beh, sì, che altro, no? Però sembra che anche qui ci sia del ramen leggendario qui nei paraggi. E dicono che sia il re del ramen. Insomma, quando ho sentito questa cosa ho pensato. Oh, cazzo, dobbiamo troppo mangiarlo! Sei con me, vero? Dai, Phoenix, voglio quel ramen, lo voglio subito. Ci dobbiamo andare. Sapevo che avresti capito, coso. Vai così. Sbraniamoci quel ramen di prima categoria e riportiamo il massimo i nostri livelli di potenza. Un ramen tanto squisito deve essere noto come il re. Piacerebbe anche a me poterlo vedere, Phoenix. Visto, hai sentito la signora, no? Non hai via di scampo. Intanto ma Anne è qua dietro che non dice nulla. Il posto si chiama Migoku e dovrebbe essere piuttosto vicino. Probabilmente ci toccherà fare la fila per entrare. Migoku, solo un momento. Ho fatto una ricerca, ma pare che il ramen leggendario sia già esaurito. Cosa? No, non può essere, ma come? È così richiesto che tutti i buoni pasto necessari a ordinarlo vanno a ruba subito all'apertura del locale. Le porzioni odierne sono già terminate. All'apertura. Allora siamo fregati. No, potremmo ancora avere una chance. Pare che vi sia un metodo alternativo per procurarsi i buoni. Un metodo alternativo, sul serio. Il responsabile del locale vuole che anche i turisti siano in grado di provare quel ramen. A tale scopo ha pensato di mettere da parte alcuni buoni per venderli in un luogo diverso. Wow, complimenti al responsabile. Allora, dove si possono comprare questi altri buoni? A Suzunushi, a quanto pare, in un negozio con un'insegna rossa. Chiedo scusa, non ho altri dettagli. Un'insegna rossa? A me sembra che ce ne siano dappertutto. Beh, senti, dovremmo farcelo bastare. Dai, andiamo a prendere quei buoni. Mi aiuterai, vero? Per il ramen. Grazie, amico. Ti spiace se te la mando come richiesta? Conto su di te, coso. Se davvero riusciamo a mangiare questa roba, ti prometto che mi farò il culo grosso come una casa. Quel ramen sembra particolarmente interessante, vorrei vederlo anch'io. Dopo che avrà accettato la richiesta, andremo in cerca del negozio con l'insegna rossa. Va bene, accettiamo la richiesta di Ryuji. Minestra di vita. Ok, andiamo a cercarlo. Insegna rossa. Oh, benvenuti.
Sembra provato, chissà che cosa non va. Di qualunque cosa si tratti, chiediamogli cosa sa di questi buoni del rare ramen. Anche tu sei qui per il ramen, ma certamente. Sì, sono io quello che tiene da parte i buoni pasto per i turisti che non sanno come funziona da queste parti. Ma non posso venderli, ora se vuoi accomodarti all'uscita. Sono esauriti? Beh, in effetti li ho, ma non posso lasciare che qualcuno ne faccia uso. Se ti vendessi questi buoni danneggerei indirettamente lo chef. Sì, da un lato il successo del ristorante è una gran cosa, ma dall'altro il suo corpo e la sua salute stanno pagando un prezzo troppo alto. Di questo passo il suo gomito cederà molto presto. Starai pensando, perché non fa una pausa? Perché non assume qualcuno? La verità è che quell'uomo è un perfezionista e preferisce lavorare da solo. Si rifiuta di ascoltare i consigli del suo medico, così io provvedo ad alleggerire il suo fardello. Tutto ciò che posso fare è tenere al sicuro questi buoni il più possibile. Meno ne circolano, più e più a lungo lo chef rimarrà in salute. Sarebbe disposta a vendere i buoni se il gomito dello chef dovesse guarire? Cos'è stato quella voce? Veniva da un telefono? Beh, sì, ne sarei felice, ma non esiste una posizione magica in grado di sistemare quel gomito senza un normale periodo di convalescenza. Probabilmente l'unica cosa in grado di aiutarlo sarebbe una guaina di compressione, e in quel modo potrebbe lavorare senza rischiare il gomito. Per poter lavorare in cucina dovrebbe essere fatta su misura per lui, con un materiale flessibile ma resistente, permeabile ma traspirante. Niente più. Ma non ha senso pensarci, sono sicuro che se esistesse una guaina del genere, lui se la sarebbe già procurata. Ok, ci sono, presto avremo quel materiale, con il tuo aiuto se vorrai. Farò il possibile. Ti invio una richiesta con tutti i dettagli, Phoenix. Dobbiamo trionfare nella nostra avventura della ricerca del Re Ramen. Vediamo dove dobbiamo andare a cercare e che cosa. Al servizio del farmacista, sconfiggi Mothman con Sophie. Ok, si può fare. Bene, credo che sia arrivato allora il momento di rientrare nella prigione. Mettiamo già in squadra allora Sofia. Mettiamo Yusuke e Han. Vediamo che cosa ha di nuovo nel negozio Sofia. Sembrerebbe che di armi non ci sia nulla di nuovo in realtà. O comunque niente di migliore di quello che già abbiamo. Boh, forse dovrò aspettare magari qualche nuova richiesta per poter avere qualcosa di nuovo dentro il negozio. Dentro la prigione, forza! Esploriamola! Al castello! Così si fa, Noir, seguiamo te! Sì, effettivamente avrei dovuto lasciare Noir nella squadra, però la richiesta è uccidere Mothman con Sofia. Vediamo, dovrebbe già completato una richiesta. Sconfiggi Lilim con le debolezze. Perfetto! Dovrei aver completato anche la richiesta di Jack Frost, mi sa. Eccoci nel castello, finalmente. Ecco il castello di Marisan. L'aspetto è impressionante. Più ci avviciniamo, più vividi si fanno i suoi dettagli. Dettagli a parte, non possiamo ancora entrare. Allora cerchiamo un ingresso alternativo. Sai che novità? Quando mai l'ingresso alternativo è il nostro ingresso secondario, è il nostro ingresso principale? Oh, ma guarda, dei principati. Mi serve un attacco di maledizione. Vediamo se c'ho qualcuno. Oh, ho qualcosa, dai. Non è ancora morto. Vediamo tra l'altro anche questo qua che fa gli attacchi, fa concentrazione. Vediamo quanto danno facciamo ora. Uccidilo! Beh, 200 e passa. Mica male. Anche i Mothman. Oddio, è vero che devo ucciderli. Fermo. Dove sei? Dove sei? No, devi colpire i Mothman, non i 70. Maledizione. Altre debolezze ne hai? No, solo lo sparo. Oh, e dai. Piano piano li facciamo anche questi. Devo mettere in squadra Haru se voglio fare i Mothman. La mettiamo al posto di Yusuke per ora. Di qua dove si va? Ghigno crudele. Chance elevata, paura in un'ampia area.
Ok, vai. E cosa troviamo qui? Un potente congelamento. Interessante. Un'altra volta principati. Vediamo se riesco ad ucciderli. Anzi, prima facciamoci concentrazione come prima. No, ragazze, dovete lasciarmeli in vita perché devo ucciderli io. Ecco fatto. Oh, Haru, tocca a te. Levati dalle palle, 70. Maledizione. Dove sei? Cosa faccio? Raffica o sparo? Questo qua, raffica. Beh, direi che abbiamo risolto già la situazione, no? Altri? Credo di aver risolto la situazione anche con i Mothman. Scopriamolo subito. Abbiamo completato quella dei Jack Frost, quella dei Lilim, quello dei Mothman e quello dei Principati. Ottimo. Ci manca solo 70. Ok. E i Kaiwan. 70 e i Kaiwan. Perfetto. Vediamo subito se uno di cui... Persona del tesoro! No, no! Aspetta, cosa sei debole? Non lo vedo! Dov'è? Dov'è? Allo psichico! Ammazzalo! Noir è tutto tuo! Distruggi! Ecco qua, un bel po' di soldini e un bel po' di esperienza. Sono più i soldi che l'esperienza, purtroppo. Vai, colpisci! Bravissima, Noir! Riusciremo ad entrare nel castello? Ovviamente sì! E finché i nemici sono Mothman e io... 70. Allora, 70, cosa sei debole tu? Ah, lo psichico vedo. Beccateli. Credo che sia di averlo ucciso con l'assalto e non con l'attacco in sé. Beh, almeno adesso vado sul sicuro, dai. Aiuto! Non vedo! Non vedo! Sta clippando tutto male! Madonna, i Mothman con Haru sono veramente fin troppo facili da uccidere! E lanciandogli una forchetta però è maligna la cosa! È veramente cattiva! Allora, dove devo andare? 9 punti. Come posso usarli questi 9 punti? Aumentiamo ancora l'agilità per almeno 2 volte e anche la fortuna. Aumentiamo agilità e fortuna. Saliamo sopra e cerchiamo di passare dall'altra parte. Come sempre c'è Deus Ex Machina, le finestre aperte. Porca troia. E come pensiamo di raggiungerlo? Non c'è nulla che potremmo utilizzare tipo piattaforma. Quei blocchi di ghiaccio non ti vanno bene, Ryuji? Scusami, ci arrivo là? Ah, giochino puzzle! Mi sta già sui coglioni questa cosa. Ok, no! Questo. Spingilo. Spingiamolo, vediamo se da qua... Ci arrivo, perfetto. Vestito termico per le donne, ottimo. Vediamo che com'è. Vestito termico, annulla congelamento. Adanna assolutamente, per forza. Cazzo, annulla congelamento, è tanta roba. Beh, in realtà non è protezione al ghiaccio. Partiamo. Non vedo. Non è protezione al ghiaccio, è solo annulla il congelamento. Ma già questo in realtà credo sia ottimo. Ottimo di per sé. Allora, proviamo così. Ok, se vado dall'altra parte non dovrebbe. No, cosa fai? Non dovrebbe volare via. Ecco, fatto. Perfetto, ce l'abbiamo fatto. Dai, è stato abbastanza semplice.
Chissà cosa succedeva se sbagliavo e lo mandavo in qualche posto in cura al mondo. Ecco fatto. Tiritink. Finestre Deus Ex Machina, come ho detto. Non appena entrati nel castello ci dirigeremo subito sul tetto. Sei pronto? Assolutamente. D'accordo, andiamo. Move. Johnny Silverhand alla chitarra. Perfetto, infiltrazione compiuta. Come ho detto, canzoni molto Disney in questo castello, in questa prigione. Ombre individuate più avanti, facciamo attenzione. I Kaiwan, fantastico. Avevo proprio bisogno di voi. A cosa siete deboli? Al nucleare. Fuck. Aspetta, forse Joker c'ha qualcosa? Sì, abbiamo un Frey, ottimo. Concentrazione. E ora, avviciniamoci un po' di più. Frey. Ah, cavolo. Ah, perfetto, ha funzionato. Ah, ok. Oh, finalmente. Finalmente qualcosa di chiaro. Sì, colpiamo un nemico con una debolezza e poi gli facciamo l'assalto. Conta comunque come uccisione per debolezza. Non vedo, dov'è? È ancora vivo sto cane, e che cavolo. Ok, l'importante, guarda, è che me l'abbia contato. L'importante è che me l'ha contato. Poi, il come l'abbiamo ucciso è poco importante a questo giro. Io salirei sopra. E lo sapevo che arrivava qualcuno, guarda, era palese. È spettacolare. Sì, un progetto magnifico. Ciao, sono un elicottero. Noi siamo dei Mothman e tremiamo perché abbiamo freddo. Aiuto, salvaci. Vieni qua, Makoto Haru. Abbiamo bisogno di te e dei tuoi proiettili infiniti in questo giro. Aiuto. Certo che quando la mira decide di andare per i cazzi suoi, quando la mira non è automatica e va per i fatti suoi, diventa difficile mirare. Sì, ma così è veramente esagerato facile. Maledetti cecchini. Quando le altezze contano, eh? Loro non mi colpivano perché ero troppo in basso, io li colpivo perché ero troppo in alto. Potenzia fuoco. Togliamo questo. E proseguiamo verso la prossima porta. Un altro muro di ghiaccio invalicabile. Ma che sorpresa, ragazzi. Yodo dovrebbe essere più avanti, ma c'è un problema. La porta è ghiacciata. Ah, d'accordo, Skull, tocca a te. Col cavolo, non voglio congelarmi le mani. Allora immagino che ci tocchi cercare un'altra via. Ma cercare di sfondarla con un colpi di Haru? Lo so che non avrebbe funzionato, però che cazzo. Neanche ci provate. Vediamo cosa c'è qua sopra. Ah, un forziere, beh. Non è proprio nulla. Incenso della guardia. Devo capire come funzionano gli incensi. Appena usciamo da qui stavolta, l'ho detto anche l'altra volta, ma stavolta li usiamo. Giuro che stavolta li usiamo. Allora, fammi vedere un attimo le richieste. Volevo vedere quella di Sofia. Dobbiamo sconfiggere i Mothman con Sofia. Ok. Facciamo così allora. Togliamo un attimo Han dal gruppo e mettiamo Yusuke. Lascio Haru invece di mettere Yusuke. Perché ci può essere fortunatamente d'aiuto i suoi proiettili infiniti. Però dobbiamo farlo con Sofia. Se ci sono i Mothman dobbiamo ucciderli. Oh, eccoli qua. I Mothman sono deboli ed anche altro? Non lo so. Sono solo deboli allo sparo. Vabbè, attacco tecnico allora.
Non vedo, dove sono finito? Sta succedendo talmente tante cose che non so che cavolo stia succedendo. Beh, almeno l'elicottero. Leviamocelo dalle palle un po'. Maledizione sto elicottero. Oh, e finalmente. Quanto è grossa questa Ah, si era ingrossata. Dicevo, quanto è grossa. Santo cielo, era enorme. Si era solo gonfiata. Ehi, dite che potremmo raggiungere l'esterno con quella finestra. Deus ex machina. Ah, uscendo da lì forse potremmo raggiungere riuscire a salire sul muro esterno. Il motivo per cui andiamo avanti, le finestre. Vediamo se me ne ha contato qualcuno di Mothman. Perfetto, perfetto, completata. In qualche modo, non lo so come, ma abbiamo vinto. Per adesso lasciamo Sofia, poi dopo magari la cambiamo con Ann. Perché Sofia ha le cure migliori di Ann, però in realtà anche Ann riesce a curare, quindi. Ah, così, ecco come. Oh, ma pensa un po'. Pensa un po' alla sorpresa. Non riuscirete a passare. Ok, un Kaiwan. Cazzo. A saperlo che era è un principati. A saperlo che era Kaiwan, il nemico, mettevo Makoto. Non avreste dovuto minacciarci. Dubito che siano qui per scherzare. Tenetevi pronti a una sfida. Allora, principati. Debole al maledetto e l'altro debole al nucleare. Riduciamo le difese. Passiamo la palla a Joker. Mi serve una persona che faccia oscuro. E l'unico che lo fa è Slime. Ma è troppo debole. Niente, l'unico che posso usare è Mothman a questo giro. Vai, attacco speciale, Mothman. Certo, è un attacco elettrico e forse... Non è neanche granché come attacco. Vai, Yusuke! Dov'è? Perfetto, elusione aumentata. Devo distruggere la stellina. Aiuto. Ma perché non gli fa danno ogni tanto a sta stellina del cavolo? Muori, principati. Maledizione. Colpisci. Ai 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 ai, mi sta sparando, mi sta sparando. E devo dire che però gli attacchi speciali non fanno... Non fanno, secondo me, il danno che dovrebbero. Aiuto? Beh, almeno questo l'abbiamo fatto, dai. Aiuto, è morto Fox. Ha sopravvissuto, bravissimo. Allora, passiamo un attimo la palla a lei. Curiamo tutta quanta la squadra. Ripassiamo la palla a Yusuke. Aiuto, mi stanno bersagliando tutti e due assieme. Ah,
Dov'è? Colpisci l'altro. Ah, quando ha pallottolato, la stella non si fa prendere dai danni. Hai capito la stellina. Vai, provaci a colpirmi. Vai, prendimi. Se riesci a colpirmi, provaci. Aiuto! Scappa, Fox! Ok, e uno è andato. Ottimo. Benissimo. Noi ci siamo occupati di uno, loro tre degli altri, dell'altro. Perfetto, bravi ragazzi. E noi pure siamo saliti di livello col nostro Principati. Come al solito toccherà a Skull. Ragazzi, guardate. Ah, sono i desideri. Questo significa che la sala del trono è poco più avanti. Non perdiamo altro tempo. Quindi è qui che risiede il monarca di Sapporo. È scolpita nel ghiaccio. Farà un freddo cane. La gabbia ghiacciata che nega ogni accesso rappresenta forse la sua la differenza nei confronti del prossimo. Noir, non hai un bel aspetto, stai bene? Penso di sì. Allora procediamo come il consueto. Skull, tocca a te. Non so perché avete scelto me, ma la va la spacca. E che palle. Tanto, sono il prescelto io. Potere del prescelto. Chi è stato? Come è potuto essere così stupida? Non ti è venuto in mente che una statua di ghiaccio potesse crollare? Mi scuso a nome del mio staff. Ci siamo. La statua di ghiaccio crollata. È qui che lei doveva essere stata pesantissima. Chissà che dolore ha provato. Ridate la mia Kao, ridatemi mia figlia, la mia preziosa bambina. L'incidente è stato causato da una mia svista personale. Davvero, sono mortificata. La persona che si sta scusando è il sindaco. C'è altro. Beh, non credevo che la statua sarebbe crollata su qualcuno. Ma alla fine la responsabilità non è forse del sindaco. Inoltre, chi può biasimarmi? Non veniamo pagati abbastanza, non c'è nulla di male ad accettare qualche mazzetta quella. Wow, che male! Quelle voci deve essere la radice del trauma di Mariko Yodo. Per cui quell'incidente con la statua di ghiaccio non ne abbiamo sentito parlare al parco la prima volta. È così, ma non avevo idea. Davvero, Marisan potrebbe essere coinvolta. Difficile a dirsi. È quella la fonte del suo trauma, l'essersi assunta la colpa di quell'incidente. Non scordiamoci le voci del tizio. Sembrava stesse cercando di scaricare la colpa su qualcun altro. A ogni modo, questa informazione è vitale. Torniamo alla realtà e confermiamo la verità. Bene. Con tutte le richieste che ho finito, ci prendiamo anche un bel po' di premi. Madonna, cara, si è storto. Vediamo un po' di informazioni. Ho trovato alcuni articoli riguardanti l'incidente della statua di ghiaccio. Lasciate che vi spieghi. 2 anni fa un'enorme statua di ghiaccio crollò durante il festival della neve di dicembre patrocinato dalla città di Sapporo. Kao Nasan, una bambina di 9 anni, restò coinvolta nell'incidente e morì. Nonostante le scuse del sindaco Yodo, l'incidente venne classificato come una catastrofe imprevedibile. Pertanto venne scagionata. Ah, allora è questo che servivano quei fiori nel parco. Mi chiedo se la voce che incolpa Marisan appartenesse alla madre della povera bambina. Ridatemi mia figlia, vedi tu?
Quindi è questo il trauma di Mari-san. Quel parco in cui si svolse il Festival della Neve deve essere il luogo in cui è avvenuto l'incidente. Dove c'erano i fiori? Esattamente. Molto probabilmente. Andiamo a controllare se c'è un'entrata. Ci sarà sicuramente un'entrata. L'incidente è accaduto al parco Odori. Allora raduniamoci al ritrovo e andiamo. Dovrebbe esserci un guardiano a protezione del posto, considerati i progressi. Non lesinare nei preparativi, Phoenix. Va bene, allora prepariamoci.